Il Salmo 100 inizia la terza collezione che compone il quarto libro del Salterio, il libro delle risposte. Mentre il terzo libro aveva posto la domanda angosciata della fine della monarchia di Davide e quindi del disastro nazionale come momento di crisi teologica, il quarto libro propone delle risposte. Tre collezioni suggeriscono tre risposte diverse ma complementari. La prima collezione ha suggerito l'idea della fiducia nel Dio creatore che ha formato il popolo prima di Davide e quindi certamente saprà mandare avanti la situazione anche senza il regno davidico. La seconda collezione, celebrando il regno di Dio, spiega che il re c'è ed è il Signore, è lui che regna e governa i popoli con giustizia. Questa terza collezione, che va dal Salmo 100 al 105, è molto diversa nella sua caratterizzazione. Sono testi eterogenei che sono stati raccolti insieme proprio per suggerire una prospettiva futura di un nuovo re. Ci sarà un re buono che realizzerà le promesse divine. La misericordia di Dio troverà il modo di mandare a compimento quello che aveva promesso. Il Salmo 100, il primo di questa collezione, viene attribuito a Davide, nel senso che è come se fosse Davide a parlare, o meglio, il nuovo Davide, il futuro re Messia. E questo Salmo contiene un autentico programma di governo. È un discorso programmatico del futuro re, il quale si impegna a compiere alcune azioni fondamentali del re. Inizia: amore e giustizia voglio cantare. Notiamo che compare l'io personale, che è quello di Davide, ovvero il modello del re Messia. Io voglio cantare amore e giustizia. Sono due termini complementari. Intende sottolineare come l'amore di Dio non è separato dalla giustizia. La misericordia del Signore è giustizia. Il Signore corregge i peccatori, li guarisce con misericordia. Quindi l'intervento con cui il Signore fa giustizia è misericordia. Dunque, il re ideale, il futuro Davide, vuole cantare insieme misericordia e giustizia. Segue una specie di decalogo regale, 10 buoni propositi con cui il futuro re si impegna a governare il suo popolo. Primo, agirò con saggezza nella via dell'innocenza. Si propone di seguire saggezza e di non commettere azioni colpevoli. Secondo, camminerò con cuore innocente anche dentro la mia casa, fuori e dentro, in pubblico e in privato. Il cuore innocente è l'atteggiamento di piena adesione al Signore, e camminare, sappiamo che nel linguaggio biblico, indica il comportamento. E continua in questa rassegna di buoni propositi.
non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Io non le farò, ma non permetterò nemmeno ad altri di farle. Non voglio nemmeno conoscere il malvagio. Ridurrò al silenzio chi calunnia il suo prossimo. Non potrò sopportare chi ha occhio altero e cuore superbo. I miei occhi, al contrario, sono rivolti ai fedeli del paese. Compare di nuovo il termine chassidim, che è l'ossatura di tutto il Salterio. È quel gruppo di devoti che aderiscono pienamente al Signore, e il futuro re Messia avrà i suoi occhi rivolti proprio a questo gruppo di fedeli e farà in modo che restino accanto a lui. Ancora, gli ultimi propositi del re. Al mio servizio starà chi cammina nella via dell'innocenza. Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno. E ultimo, ridurrò al silenzio tutti i malvagi del paese. Sterminerò, non nel senso che li ucciderò, ma non darò più possibilità di agire, perché l'obiettivo di questo re messianico è estirpare dalla città del Signore quanti operano il male. Ecco il problema che i Cassidim hanno posto per il nuovo sistema messianico. Bisogna eliminare il male, non semplicemente rimpiangere il passato. Bisogna costruire adesso una realtà dove il male non abbia più un ruolo e una potenza. Questo farà il re Messia, il futuro Davide. Amore e giustizia io voglio cantare. Voglio cantare inni a te, Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza, quando a me verrai. Camminerò con cuore innocente dentro la mia casa. Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi compie delitti, non mi starà vicino. Lontano da me il cuore perverso, il malvagio non lo voglio conoscere. Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo ridurrò al silenzio. Chi ha occhio altero e cuore superbo, non lo potrò sopportare. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, perché restino accanto a me. Chi cammina nella via dell'innocenza, costui sarà al mio servizio. Non abiterà dentro la mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogne non starà alla mia presenza. Ridurrò al silenzio ogni mattino tutti i malvagi del paese, per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male.